Da quando non c'è Max i miei mi stanno addosso. È la prima volta che mangio un peperoncino. E se per caso ti scoprono? Tranquilla, ho detto che dovevo incontrarmi con le amiche al club. D'accordo, quale sarà il prossimo? Allora... Spariti! Me li hanno rubati! Stai parlando... di questi? Mamma, papà, cosa ci fate anche voi al club? Ora basta, signorina. Sappiamo che li hai mangiati, anche se ti abbiamo detto di non farlo. Ok, lo so, ma... voi mi dite sempre di mangiare verdura, quindi cosa c'è che non va? Oh. In realtà, questi sono miei. Da piccola mi chiamavano Peperoncino, perché ne andavo matta e sembravo maschio. Sono così... È tutto chiaro. Ok, non erano suoi, ma rendono fantastico il mio soffio di fuoco. Phoebe, conosci la regola. Non puoi mangiare peperoncini, è troppo pericoloso. La tua bisnonna Matilda Jo Thunderman aveva il soffio di fuoco come te. Una volta li ha mangiati e ha ruttato. E la foresta del Mojave è diventata il deserto del Mojave. Perché vi preoccupate di me mentre Max... Max è fuori nel mondo a imparare che non può risolvere i suoi problemi incolpando gli altri. Ma tu sei qui, il che significa che devi seguire le nostre regole. Esatto, di ciao ciao a questi. No, aspetta, ti prego, lasciami almeno il tocchio strozzagola. Rivoglio Max a casa. Phoebe, aiutami, è come se mi stessero... Su, avanti, ora sì. È grandioso, vero? Mi ricorda la mia quinta moglie, non posso credere di aver sposato una roba così. Non lo so, sei sicuro della turbina? Che cosa? In quale altro modo potrei ottenere una turbo supercarica? Ma se il carburante si rovescia nell'acqua? Gideon, sta tranquillo. L'hai sentito? Non tanto, il mio apparecchio fa i capricci. Ah, il carburante non è infiammabile? Niente regole. Max può fare quello che vuole. Ehi là! Da oggi le porte si chiudono a chiave. Niente regole! Qualunque vagabondo può entrare quando ne ha voglia. Hai sentito, nonno Kitty? Se sei qui per invitarmi al ballo, la mia risposta è sì. Non sono qui per te. No, anche io sono qui per te, bambola. Colpita e affondata, Gideon. Max, devi venire subito a casa. Papà si è fatto male alla schiena cercando di afferrare un muffin al volo. No, non è vero. Papà odia i muffin. Dice che sono troppo salutari. Ok, bene. Senza di te a casa loro si concentrano su di me. Non ho più peperoncini e sono coperta di crema solare. Beh, io non tornerò. Qui da nonno Giddy posso fare tutto quello che voglio quando ne ho voglia. Aspetta, posso fare quello che voglio qui? Non me ne andrò mai più! Ehi, devi ancora firmare. Credi di essere mia madre? Nonno Giddy, questo posto mi piace. E non hai ancora visto la parte migliore, la porta, ciao! Max, Phoebe può restare se vuole. Già, non rovinare l'invito al ballo di mio nipote. Noi non andiamo al ballo. Bene, visto che stai flirtando con Gideon, puoi restare. Non è così! Forza, Gideon, è ora dell'idromassaggio, aiutami a trovare la mia paperella. No, no, è nella stanza delle paperelle. Bene, tu irrompi nel mio appartamento e io frugo nei tuoi peperoncini. Aspetta, il mio sedere in fiamme! Non più, niente regole. Ah. Non dire a nessuno quello che hai visto! L'unica cosa che ho visto è questo, lava lituana esplosiva. Sarai fuori legge in 17 nazioni, ma sei il benvenuto nella mia pancia. Pensaci tu, non so, c'è qualcosa che non va. Qui non va tutto quanto.